Buongiorno a tutti, io sono Cecilia Loncino, frequento la classe terza D presso il liceo scientifico Cassini e sono qui oggi per presentare il relatore Marco Bruno. Cosa possiamo dire di lui? Marco Bruno è il presidente del circolo pinerolese Astrofili Polaris. Vive a Rivalta di Torino ed è un imprenditore. Ha una ditta specializzata nel settore delle telecomunicazioni e degli strumenti di misura di precisione. È un appassionato di astronomia, un esperto astrofotografo e radioamatore. È un esperto studioso e fotografo del Sole, relatore di conferenze che ha fatto presso il Museo di Storia Naturale in altre sedi sparse per tutta l'Italia, oltre a interventi nelle scuole dove ha effettuato collegamenti con gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. L'oggetto della conferenza di oggi è appunto l'astronomia dei neutrini, gli invisibili messaggeri del cosmo. Sappiamo che la nostra Terra è attraversata da miliardi e miliardi di neutrini provenienti dal Sole, dall'esplosione di supernove o da nuclei galattici attivi di buchi neri supermassicci, ma anche da neutrini provenienti dal nostro stesso pianeta. La domanda che ci sorge spontanea è: che cosa sono i neutrini? Allora, i neutrini sono le particelle più elusive dell'universo, sono prive di carica elettrica, viaggiano a una velocità prossima a quella della luce e interagiscono pochissimo con la materia. Eppure sono fondamentali per lo studio del cosmo. Visiteremo virtualmente oggi i più famosi supertecnologici rivelatori di neutrini, come ad esempio le Ice Cube in Antartide e le Super Kamiokande in Giappone, e daremo la caccia a questa particella fantasma che insieme alle onde gravitazionali ci sta aiutando a mappare l'universo e a conoscere meglio molti oggetti astronomici. Vi ringrazio per l'attenzione e buon ascolto. Bravissima, grazie mille, ha detto di tutto e di più. Chi spegne le luci? Grazie. Bene, buon pomeriggio a tutti, grazie per essere così numerosi. Spero di tenervi attenti per un'oretta di questa presentazione. La storia dei neutrini è un argomento estremamente interessante. È venuto fuori più o meno per caso come titolo di conferenza parlando con Alessandra. Credo che non sia mai stato trattato in questa sede e pertanto abbiamo un first. Bene. Il neutrino è una particella subatomica molto strana, molto particolare, con una storia interessante. La storia è essenzialmente questa: è stato proposto nel 1930 da Wolfgang Pauli, uno dei fondatori della meccanica quantistica, per spiegare il decadimento beta. In una certa reazione nucleare detta decadimento beta, parte dell'energia sembra scomparire. Pauli credeva fermamente nella legge di conservazione dell'energia e pertanto formulò l'allora ardita ipotesi che l'energia in eccesso venisse portata via da una particella che non si vedeva. Il nome venne così chiamato scherzosamente dal fisico italiano Edoardo Maldi sempre negli anni 30 e poi sempre negli anni 30 venne usato da Enrico Fermi nelle sue relazioni e questo ufficializzò il nome. Il neutrone era già ipotizzato come componente dei nuclei atomici. Neutrino è un diminutivo di neutrone in italiano ed è diventato il nome ufficiale di questa particella. Quindi dobbiamo dire grazie moltissimo alla fisica europea e in particolare alla fisica italiana per queste iniziali prima supposizioni e poi scoperte relativamente al neutrino. L'osservazione dovette attendere parecchi anni perché non è facile osservare i neutrini. Il primo che ci riuscì fu un team coordinato da Clyde Cowan e Fred Reines
nel corso di un esperimento condotto nel sotterraneo di un reattore nucleare americano. A Savannah River c'è un reattore nucleare militare, tra l'altro, adibito alla produzione di plutonio. Nel sotterraneo, sotto il core del reattore, c'è una cavità, una stanza, dei locali, e in questi locali venne posizionato un rivelatore di neutrini. Si sapeva che nelle reazioni nucleari, anche nelle reazioni di fissione dell'uranio, vengono emessi neutrini. Il problema è che c'era sicuramente nelle immediate vicinanze del nucleo del reattore un elevato flusso di queste particelle. Il problema era rivelarle. Cowan e colleghi ci riuscirono con un esperimento che si chiamò progetto Poltergeist. Poltergeist in inglese vuol dire spettro, spirito, perché erano così evanescenti che sembrava di dover intercettare dei fantasmi. Qualche anno dopo, questa è la prima rivelazione di un neutrino in ambito sempre di ricerca nucleare. Questa è una lastra scattata in una camera nebbia. La camera nebbia è una particolare camera dove la pressione viene abbassata rapidamente tramite un pistone, la camera si riempie di vapore soprassaturo, in questo caso il vapore era di idrogeno, l'idrogeno liquido. Una particella che passa dentro lascia una traccia visibile in fotografia. In questo caso la particella che arriva non si vede perché sarebbe qua. È un neutrino invisibile che in un certo punto collide con un protone dentro la camera e il protone rimbalza e va via in un certo modo. Il neutrino si trasforma in un mesone P, in un mesone mu, altro tipo di particella subatomica, e la collisione crea un'altra particella che è un mesone P. Quindi questa collisione, questa lastra, mi permette in qualche modo di risalire all'energia iniziale del neutrino invisibile che è entrato. I vari riccioli, le altre tracce, sono tipicamente elettroni. La camera nebbia è circondata da un campo magnetico, quindi le particelle cariche in questo campo magnetico descrivono delle curve. Se l'energia è piccola come gli elettroni, descrivo delle spirali. Se l'energia è elevata, descrivo delle curve. E questa è stata il 13 novembre di 1970. Quindi vedete che le scoperte sul neutrino vanno con un notevole rilento. Dalla formulazione degli anni 30 alla prima rivelazione effettiva del 56 alla prima rivelazione sull'astra fotografica del 70. Chi crea i neutrini? I neutrini sono creati da tutte le reazioni nucleari. In particolare, per quello che ci concerne, sono creati dalla fusione dell'idrogeno che avviene nel nostro Sole. Nel Sole, come ben sapete, viene fuso dell'idrogeno per formare dell'elio e questo crea un flusso enorme di neutrini, circa 1,85 per 10 alla 38 neutrini, ovvero quel numero lì, ogni secondo. Ogni secondo, anche adesso, ogni superficie di un centimetro quadro del vostro corpo, l'unghia, è attraversata da grosso modo 66 miliardi di neutrini solari ogni secondo. Durante tutta la nostra vita noi siamo continuamente penetrati da un flusso enorme di neutrini solari. La probabilità di interferenza di un neutrino con la materia è enormemente bassa, per cui nonostante questo flusso incredibile, enorme, con numeri grandissimi di neutrini solari, la probabilità che un neutrino solare interferisca con un atomo del vostro corpo è circa di 1 sulla nostra vita, quindi facendo la vita media di 80 anni, un secolo per fare cifra tonda, c'è la probabilità circa 1 che un neutrino colpisca un atomo del vostro corpo, senza nemmeno farvi solletico tra l'altro, perché la radioattività naturale è molto maggiore. Per cui, dato che il flusso è così alto, qui dentro ci sono 1000 neutrini, mai gli stessi però, perché i neutrini passano me, voi, la terra, il teatro e la bottiglia alla velocità della luce, si spostano rapidissimi. Quindi in qualche momento, anche adesso, qui dentro ce ne sono grosso modo circa 1000, mai gli stessi.
che l'acqua, ma il neutrino non lo sa. Infatti ho scritto anche qui, ma gli stessi però. Questo è il flusso di neutrini a cui siamo sottoposti. Quello è un diagramma con delle scale enormemente logaritmiche. La scala sotto va da 10 alla meno 6 a 10 alla 16, a 17, quindi a 23 ordini di grandezza. È enormemente compressa come scala. Allora, noi siamo bombardati da neutrini solari di energia medio-bassa e di energia più elevata, ma molti di meno. Questi sono i neutrini che vi dicevo prima, circa 10 alla 10 per centimetro quadro per secondo. Questi sono di energia più elevata, ma ce ne sono parecchi di meno. Poi siamo bombardati da neutrini atmosferici causati dall'interazione di raggi cosmici con gli atomi dell'atmosfera e da neutrini astrofisici, che sono quelli di cui parleremo alla fine di questa conferenza. Si suppone, si presume che siamo anche circondati da un flusso continuo di neutrini cosmologici, ovvero di residui del Big Bang. Esattamente come il Big Bang di 13 miliardi di anni fa ci ha lasciato come traccia la radiazione cosmica di fondo a microonde, ormai la radiazione a microonde è molto fredda, a 2 Kelvin e qualche cosa, allo stesso modo si presume che il Big Bang abbia lasciato in giro una quantità inimmaginabile di neutrini, al punto che il flusso di neutrini cosmologici è dell'ordine di 10 alla 12, ovvero 1000 miliardi di neutrini cosmologici per centimetro quadro per secondo, ma non rivelabili perché la loro energia è estremamente bassa, circa un millesimo di elettronvolt o meno. Quindi presumiamo che ci siano, le teorie di formazione dell'universo dicono che ci sono, ma non sappiamo come fare al momento a rivelarli. Quindi viviamo in un mondo in cui siamo continuamente bombardati di neutrini di varia ragione, tra cui queste linee tratteggiate sono i neutrini da supernova, che sono un po' l'argomento di questa conferenza. Questa è la reazione del Sole. Nel Sole la reazione tipica è che 4 protoni più 2 elettroni forniscono 4 atomi di elio più 2 neutrini elettronici più una quantità di energia. Con questa ci scaldiamo, questi qui scappano. Ora il Sole è una macchina complessa, non so chi di voi fosse qui 6 anni fa quando ha fatto forse la prima conferenza qui a Genova in cui parlavamo della fisica del Sole, però un dato tipico è che il calore generato all'interno del Sole ci mette decine o centinaia di milioni di anni per uscire, perché la reazione al centro del Sole causa, genera raggi gamma. Questi raggi gamma vengono continuamente assorbiti e riemessi, assorbiti e riemessi. Un raggio gamma non è altro che un fotone. Ogni volta perde un po' di energia e alla fine lo vediamo come luce radiante dalla superficie del Sole. Ma tra il momento in cui quattro nuclei di idrogeno si fondono per generare un nucleo di elio, al momento in cui l'energia emessa arriva in superficie, passano decine di migliaia di anni. Invece i neutrini, che semplicemente non vedono la materia, la materia normale per loro è trasparente o quasi trasparente, escono dal Sole immediatamente. E questo cosa vuol dire? Che se io vado a misurare i flussi degli neutrini solari, posso misurare l'andamento delle reazioni nucleari dentro il Sole. Quindi i neutrini mi danno un metro immediato, pratico, per misurare l'attività di generazione di energia dentro il Sole, e questo è molto interessante perché mi danno un dato immediato dell'attività solare. La luce tra il centro del Sole e noi ci mette 500 secondi, 8 minuti e rotti per 8 minuti e 20 secondi per arrivare, il Sole è a 8 minuti luce dalla Terra, i neutrini arrivano dal centro del Sole in 8 minuti. A questo punto cerchiamo di fare un esperimento per rivelare i neutrini solari. Il primo fu fatto negli anni 60
iniziata negli anni 60 e poi realizzata negli anni 70 da un certo Davis in una miniera abbandonata, nella miniera Hobbesteak, mi pare una miniera d'oro, ma non sono andato a indagare che cosa cavassero nella volta. Comunque, nel sotterraneo di questa miniera venne realizzata una cisterna di composti di carbonio. Essenzialmente quello è un solvente clorurato, simile alla trielina o ai solventi dell'allaggio secco, 5CN4 per cloretilene. Cosa succede? Succede che quando un neutrino per puro caso va a collidere con un atomo di cloro, e qua ce ne sono tanti, 380 metri cubi, può trasformare questo atomo di cloro in un atomo di argo. L'argo 37, che deriva dal cloro 37, è radioattivo e in un certo tempo ricade, decade e ridiventa cloro. Davis organizzò un sistema estremamente sofisticato, ma funzionale, di conteggio degli atomi di argo. Quindi cosa fece? Realizzò un esperimento sotterraneo complesso. Il serbatoio con 100.000 galloni, 380.000 litri di percloretilene è immerso in una vasca di acqua ed è nella profondità di una miniera. Perché in profondità? Perché la Terra è continuamente bombardata da raggi cosmici. I raggi cosmici sono penetranti, in particolare i muoni attraversano migliaia di metri di roccia. Quindi se io voglio isolarmi dalla radioattività naturale del pianeta e dalla radioattività dei raggi cosmici, devo andare sottoterra. E quindi vedremo che questi esperimenti che hanno a che fare con i neutrini tipicamente sono sotterranei. Mi pare che la miniera di Hobbesteak fosse circa un chilometro sottoterra e in questo spazio viene realizzato tutto l'esperimento. Lì c'è la cisterna, un sistema di pompe che fa ricircolare l'idrocarburo, il cloruro di carbonio, e in qualche modo isola i rarissimi atomi di argo prodotti dall'interazione. Uno spettrometro di massa conta gli atomi di argo. Risultato, questa fu la misura. La misura mi dice che io, dalla teoria, ho un certo numero di neutrini che devo vedere passare, ma la misura riporta soltanto un terzo dei neutrini. La misura viene ripetuta per anni, viene sottoposta a pesanti screening e controlli, viene rivista dai ricercatori indipendenti, vennero rivisti tutti i meccanismi di conteggio dell'argo e non c'era niente da fare. La misura pareva corretta, negli ambiti ovviamente di errore sperimentale, ma non si trovavano i due terzi dei neutrini. Allora cosa succede? Il Sole si sta spegnendo? Poco probabile, sono 4 miliardi e mezzo di anni che funziona correttamente, si è spento proprio adesso, però il flusso di neutrini è un terzo dello stimato, quindi c'è qualcosa che non torna. Allora, qui bisogna fare una pausa. Secondo il modello standard delle particelle, che è la pomposa definizione di quello che sappiamo attualmente sull'universo del più piccolo e quindi sulla costituzione della materia fondamentale, esistono un certo numero di classi di particelle e soprattutto, secondo il modello standard, il neutrino non deve avere massa, deve essere una particella priva di massa. Il modello standard impone al neutrino di non avere massa. Invece, pare, e questa è una delle pochissime deviazioni che abbiamo al momento dal modello standard, che il neutrino una massa, pur piccolissima, ce l'abbia. Non sappiamo quale sia. La massa delle particelle è misurata in electron volt. Ad esempio, un elettrone ha una massa di 511 kiloelectron volt. Se io faccio interagire un elettrone e un positrone, che è il suo compagno antiparticella, ottengo due raggi gamma con 511 kiloelectron volt che portano via l'energia che corrisponde alla massa dell'elettrone.
Il protone è molto più pesante, circa 1800 volte più pesante, quindi circa un mega elettronvolt. Il neutrino si stima che abbia una massa di pochi elettronvolt, così piccola che non siamo in grado di stimarla o misurarla correttamente. Però questa piccola massa permette al neutrino di fare una cosa che nessun'altra particella fa, che è oscillare attraverso tre stati. Esistono tre famiglie di particelle, che sono la famiglia dell'elettrone, la famiglia del muone e della particella tau, che sono equivalenti dell'elettrone ma più pesanti. Il muone, il neutrino può oscillare tra i tre stati, può essere neutrino elettronico, neutrino muonico o neutrino tau o tauonico a distanza di tempo. Quindi nel viaggio tra il Sole e noi, due terzi dei neutrini decidono per conto loro di cambiare sapore e di cambiare modo di esistere. L'esperimento di Homestake rilevava soltanto i neutrini elettronici e non gli altri due, che passano indisturbati. E questa è la spiegazione della anomalia dei neutrini solari. La spiegazione arrivò in realtà in vari passi, tanto per cominciare fu predetta da un altro italiano illustre, Bruno Pontecorvo, nel 1957, che predisse che qualora il neutrino avesse massa avrebbe potuto, per motivi quanto meccanici, cambiare stato e cambiare sapore nel tempo. Vedete che qui a tre vestiti si può infilare uno di tre a piacere. Sì, i neutrini non credo che abbiano il naso, ma insomma, hanno una nuca, il simbolo è nu, è la nu greca, no? Che è una specie di B, e quindi questo è il simbolo dei neutrini. E questo fatto del cambiamento di stato e di sapore del neutrino venne rilevato in un rivelatore che è il Super Kamiokande in Giappone, e poi in ambito astrofisico, e poi dall'esperimento Opera tra INFN e Aigner Sasso e SER nel 2010, per cui finalmente venne risolto il mistero della mancanza dei neutrini solari. Le due foto sotto sono dell'esperimento Opera. Questo è il CERN di Ginevra, il classico tubo dell'acceleratore che nel Santo Dio abbiamo già visto due volte, tre volte. E questo è l'esperimento Opera in una delle caverne del Gran Sasso, adiacente alla galleria autostradale. Allora, riassumendo, il neutrino può avere tre sapori, può alternativamente appartenere a tre famiglie di particelle, può nascere come elettronico, muonico o tauonico e cambiare sapore nel tempo. A seconda dell'energia e della distanza, il neutrino può oscillare, ha una probabilità definita di oscillare negli altri sapori. Allora, io emetto un neutrino di un certo sapore, lo vado a rimisurare dopo una manciata di millesimi di secondo e guardo con quale probabilità questo signore ha cambiato sapore. E questo è il lavoro che è stato fatto a Opera e prima ancora su Kamiokande, che ha affrontato quei due signori lì il Nobel del 2015. Questo è l'esperimento Opera. Di Opera ne avete sentito parlare tutti, perché è il famoso esperimento del tunnel dei neutrini della nostra stimatissima onorevole Gelmini, quale non sapeva la ministra dell'istruzione che i neutrini sono così elusivi e così perforanti che passano tutta la Terra senza manco accorgersene e che vanno felicemente da Ginevra a Gran Sasso senza bisogno di tunnel. Però adesso vogliono farci il tunnel del Brennero. Anyway, Opera vuol dire Oscillation Project with a Motion Tracking Apparatus. I fisici che si inventano gli acronimi hanno della fantasia ogni tanto, no? Sono delle arrampicate sui vetri di solito per tirare fuori dei nomi impapabili. È un esperimento di lunga base, 732 km, finalizzato alla rivelazione diretta di neutrini tauonici in un fascio puro di neutrini muonici. Ovvero, cosa si fa? Si parte con un generatore di neutrini muonici, che è al CERN. Li si fa viaggiare per 732 km
i neutrini viaggiano a 300.000 km al secondo, quindi in 2 millisecondi, virgola qualche cosa, volano da Ginevra all'Aquila. Sotto gran sasso c'è un rivelatore, il quale va a contare i neutrini tau. Questo è il generatore. Allora, questo è una delle parti dell'acceleratore del CERN, in particolare è l'SPS, il super protosincrotrone, che è stata una delle prime macchine del CERN e è oggi una delle macchine che iniettano protoni negli anelli del CERN. Parte di questo fascio viene derivato e viene sparato contro una camera di bersaglio, una target chamber. Il bersaglio è un blocco di grafite. Dopo il bersaglio, i protoni si sono trasformati in pioni e caoni, altri tipi di particelle elementari particolarmente penetranti. Questi pioni e caoni decadono lungo un tunnel lungo un certo tempo di volo, vengono stoppati da un muro letteralmente, e quello che va avanti è un fascio praticamente puro composto soltanto da neutrini mu. Muonici, e questo per ragioni di fisica nucleare del neutrino. Quindi abbiamo un fascio verso gran sasso di energia nota, di purezza nota e di elevata luminosità. Dall'altra parte può prendere fagli di fuoco questo fascio. Eccolo qui, quindi la sonda viene sparata con una colazione verso il terreno tale da andare a colpire il rivelatore posto al gran sasso. Passa sotto Alessandria, passa sotto Firenze, passa sotto l'Aquila e arriva laggiù. Parliamoci chiaro, se vi metteste così in mezzo al fascio non vi fa neanche solletico, perché siete trasparenti esattamente come le 732 km di roccia, praticamente non attenuano il flusso di neutrini. Al Gran Sasso però c'è questo apparato sperimentale particolarmente grosso. Come è fatto? È fatto in questa maniera. Ci sono delle mattonelle di peso circa 8 kg che sono composte da un sandwich di fogli di piombo e lastre di emulsione fotografica, vecchia maniera. Piombo, lastrafoto, piombo, lastrafoto, 56 volte per ogni mattonella. Quando un neutrino interagisce con un atomo di piombo, genera un fascio di particelle figlie, ovvero disintegra l'atomo di piombo e provoca uno sciame di residui, di schegge. Queste schegge vanno a colpire le lastre fotografiche a valle del punto dell'evento. Quindi se io vado a cercare, notate i diametri, in dimensione 2 mm, 10 mm per dare un'idea, vado a sviluppare tutte le lastre, troverò dei punti luminosi che mi dicono la traiettoria delle particelle figlie. Se non ho una particella in ingresso, vuol dire quella era un neutrino. Esperimento difficilissimo, questo è il sandwich, questo è il percorso dei neutrini, ci sono tutti i calcoli sul grano dell'emulsione fotografica, 16 gradi per 50 micron, tutti i calcoli di efficienza di rivelazione, insomma è decisamente un esperimento difficile, al punto che sono richieste migliaia di tonnellate di piombo per riuscire a vedere qualcosa. 150.000 mattonelle da 8 kg, fate voi la moltiplica, meno 1.000 tonnellate. Più scintillatore spettrometro di massa, perché in mezzo alle mattonelle ci sono altri rivelatori che mi dicono che cosa è passato e quando è passato. Per il tipo di esperimento non può essere in tempo reale, perché non posso sviluppare in tempo reale le emulsioni. Allora, c'è un robot, anzi una serie di robot, che non fanno altro 24 ore al giorno che andare lì, sfilare una mattonella, portarla giù, mandarla allo sviluppo, prendere una mattonella fresca e rimetterla al posto. E questo va avanti ormai da 10 anni. Ogni mattonella ovviamente è identificata come posizione, le lastre, le 56 lastre di ogni mattonella moltiplicato 150.000 mattonelle, vengono sviluppate per cercare i punti di coincidenza in cui la particella è passata in maniera tale che non ci sia una particella a monte. Quello è un evento di neutrino tau. Ci sono riusciti, mi manca una slide qua, ci sono riusciti e comunque attualmente la
conferma dell'oscillazione di neutrino è stata data nel 2010 con, mi pare, 5 eventi rivelati. 5 eventi è per avere un margine di affidabilità e di sicurezza. Sono circa 10 gli eventi rilevati, perché il progetto va avanti per avere maggiore affidabilità e più dati. Un altro tipo completamente diverso di rivelatore di neutrini è questo, che è Super Kamiokande in Giappone. Bevo un po' di neutrini. Super Kamiokande è un altro rivelatore sotterraneo che si trova, anche questo, in una miniera, tanto la miniera ancora in servizio, mi pare di zinco, in un monte in Giappone, è circa 1600 metri sottoterra. Super Kamiokande è una grandissima piscina e questa piscina è tappezzata di tubi fotomoltiplicatori. Vi racconterò poi che cos'è un fotomoltiplicatore, ma essenzialmente è un rivelatore di luce. Quindi c'è questa piscina grandissima con non so più se 2 o 3 milioni di litri d'acqua, di acqua ultra extra pura. Sono state prese un'infinità di precauzioni per purificare l'acqua e mantenerla pura. Non deve entrare radon dal sottosuolo, non deve entrare impurità, non deve entrare carbonio radioattivo, l'aria è filtrata, l'acqua è filtrata, l'acqua è degassata, insomma c'è una catena di produzione di quell'acqua ultra pura e c'è una catena di mantenimento della purezza dell'acqua. Questa è la piscina vista dall'alto, questa è la piscina vuota vista dal basso, che dà un vaglio, fate conto che ognuno di questi è circa 30 cm, quindi vi dà una dimensione più o meno. Sono qualche decina di migliaia di rivelatori e le misure di Super K, di Super Kamiokande, hanno permesso di verificare anche qui l'oscillazione del sapore dei neutrini, ovvero di rivelare neutrini solari. Il Super Kamiokande lavora essenzialmente con neutrini solari, e verificare quanti neutrini solari nati come neutrini elettronici sono diventati neutrini mu durante il volo dal Sole a noi. Kamiokande ha una storia abbastanza complessa, nato negli anni 70, poi progressivamente modificato e ingrandito, ha subito un disastro nei primi anni 2000. Il disastro è stato che durante un'operazione di rivestimento uno dei fotomoltiplicatori, che sono più o meno grossi così, 30 cm, e sono tubi a vuoto, quindi hanno un volume di qualche litro, è imploso, si è rotto semplicemente. L'onda d'urto dell'implosione ha fatto esplodere 6.000 fotomoltiplicatori su 18.000 che erano installati. Quindi ha coperto, uno strato di 30 cm in fondo, di vetro rotto, tutto il sistema. Ogni fotomoltiplicatore costa circa $3.000 più il costo di installazione e tutto, ha imposto un fermo macchina di alcuni anni, il rifinanziamento del progetto, e sono stati abbastanza lungimiranti da utilizzare questo stop per ingrandire il progetto, migliorarlo, riprogettarlo completamente e ricostruirlo con i fotomoltiplicatori danneggiati e sostituirli poi completamente. Una delle cose interessanti è che questi rivelatori essenzialmente misurano le particelle che arrivano da sotto, non da sopra. Ovvero, quando misuriamo, vogliamo vedere una sorgente astronomica, tipicamente guardiamo al cielo. I rivelatori di neutrini guardano sotto, guardano la Terra. Perché guardano la Terra? Perché dal cielo arrivano essenzialmente disturbi. Arrivano muoni, arrivano decadimenti radioattivi, arrivano particelle che danno fastidio, sono spurie come misura. Quindi per avere dati puliti, questi fotomoltiplicatori misurano le particelle che arrivano dal pavimento. Quelle che arrivano da sotto derivano sicuramente da neutrini che hanno passato 12.800 km di terra e alla fine hanno reagito con il rivelatore. Quindi si lavora con particelle che arrivano da sotto e poi ovviamente si vedono anche particelle orizzontali
che hanno tipicamente 500 km di percorso dentro il terreno, e vediamo anche particelle che vengono dall'alto, e la cui lunghezza di volo è tipicamente 15 km. E cosa vuol dire? Sono neutrini derivanti da reazioni dei raggi cosmici con l'atmosfera. Quindi un raggio cosmico che arriva, tipicamente un protone, impatta un atomo della nostra atmosfera, questo avviene tipicamente tra i 15 e i 20 km di quota, genera una doccia di particelle, uno sciame di particelle, questo sciame contiene anche neutrini e anche questi vengono visti da supercavalcanti. Come fanno questi rivelatori a vedere i neutrini? Li vedono grazie a un fenomeno che si chiama radiazione Cherenkov. Allora, quando un aereo supera la velocità del suono, genera un boom sonico. Ormai è raro da sentire, perché gli aerei militari badano bene di non fare boom sonici, ma per esempio c'è stato uno ieri in Veneto, due EFA in missione di addestramento hanno superato la velocità del suono e hanno messo in allarme tutta la rete sismologica veneta. Poi chiarito che era un evento non naturale e via così. Quando una particella si muove in un mezzo, in questo caso l'acqua, a una velocità che è superiore alla velocità della luce del mezzo, provoca un'onda d'urto. La particella viene generata e si muove grosso modo a 300.000 km al secondo. La velocità della luce dell'acqua è più bassa, circa 200.000 km al secondo. Allora, la particella che si muove velocemente provoca un'onda d'urto, e quest'onda d'urto emette luce, emette fotoni luminosi. La si vede bene, quella luce azzurra che vedete, nei reattori nucleari e nelle piscine di raffreddamento dei reattori. In un reattore nucleare vengono emessi elettroni energetici e soprattutto neutroni a velocità superiore a quella della luce dell'acqua della piscina che li contiene. Risultato, queste particelle ci dicono che il reattore sta funzionando e emettono una tipica spettrale luce azzurra. La stessa cosa capita nei rivelatori di particelle dedicate ai neutrini, ovvero il neutrino non si vede, ma l'interazione del neutrino con la materia genera uno sciame tipicamente di muoni, e questi muoni sono visibili grazie alla luce di radiazione Cherenkov che vanno ad emettere. Quindi questo è l'elemento tipico: un neutrino colpisce un nucleo e genera muoni o elettroni che a loro volta fanno luce, oppure colpisce un elettrone il quale a sua volta emette luce Cherenkov. Questa luce la possiamo misurare. Come la misuriamo? Dobbiamo convertire il segnale luminoso in elettrico, ed è un segnale luminoso molto debole, pochi fotoni. Allora si usano gli oggetti chiamati fotomoltiplicatori. Quindi ho portato uno, questo arriva dal mio museo aziendale, ne ho alcuni. Questi erano usati, lo sono ancora in realtà, in medicina nucleare. Contano particelle quando fate analisi che hanno a che fare con sostanze radioattive. E hanno tipicamente una faccia su cui la luce incidente va a colpire, e poi quando un fotone colpisce questa parte che si chiama fotocatodo, il fotone incidente viene tramutato in un elettrone e gli elettroni possono essere moltiplicati, ovvero vengono fatti sbattere contro altri elettrodi, ogni elettrodo ha una tensione un pochettino più elevata, e da un fotone incidente posso estrarre circa 100.000 fotoni di uscita. Questi 100.000 fotoni, elettroni di uscita. Questi 100.000 elettroni li posso misurare con maniere di conteggio normali dall'elettronica nucleare. Quindi il mio rivelatore deve essere tappezzato di fotomoltiplicatori in modo da pescare ogni particella, ogni fotone emesso dalle particelle che arrivano, dai tempi di arrivo dei vari fotoni sui vari fotomoltiplicatori posso ricostruire la traiettoria della particella. Nel 1987 è esplosa la famosa supernova del 1987, del 1987A. Era il 23 febbraio, quindi siamo anche quasi alla scadenza
cosa sono 32 anni ormai trascorsi. Siamo nella grande nube di Magellano, a circa 200.000 anni luce da noi. Una stellina che si chiamava Sandoleg 69202, compariva soltanto in alcuni cataloghi stellari, decise un bel giorno di diventare una supernova. È stata la supernova meglio studiata degli ultimi anni, perché è stata studiata praticamente con tutti i metodi, tra cui la rilevazione dei neutrini emessi dalla supernova. È stato una prima mondiale quella della rilevazione di questi neutrini. Che cos'è una supernova? Prendete una stella di grande massa, superiore a 8 masse solari. Questa va probabilmente fra le 25 e le 30 masse solari all'origine. La stella più è grande, più brucia rapidamente il combustibile nucleare. Il nostro Sole dura da 4 miliardi di anni e mezzo e durerà probabilmente almeno altri 4 miliardi di anni. Le stelle nane rosse durano anche 100 miliardi di anni. Le stelle grandi e luminose bruciano rapidamente il loro carburante nucleare e durano tipicamente alcuni milioni o decine di milioni di anni, non di più. Quando una stella brucia il proprio combustibile nucleare, comincia ad assumere una struttura a cipolla in cui la parte esterna è di idrogeno, poi c'è una parte di elio ottenuta dal bruciamento di questo idrogeno. La pressione e la temperatura aumentano, queste sono la curva di pressione e la curva di temperatura. A questo punto aumentano di brutto, parliamo di temperature di 10 alla 9, 10 alla 10 gradi Kelvin. L'elio brucia in carbonio e ossigeno. Carbonio e ossigeno bruciano in ossigeno e neon. Ossigeno e neon bruciano generando silicio e zolfo. Silicio e zolfo bruciano generando ferro. E lì capita il patatrac. Perché il ferro non brucia più? Allora, perché la stella deve fare tutto questo traffico? Perché una stella è un oggetto molto semplice, è un oggetto di gas che sta in equilibrio termodinamico, ovvero io devo avere una pressione interna che sostiene il peso degli strati esterni della stella. Più la stella è grande, più è pesante, più comprime il gas e più la temperatura al centro aumenta. La temperatura al centro continua ad aumentare perché il carburante nucleare brucia. Man mano che brucia devo sostenere sempre di più la pressione esterna, la temperatura interna aumenta, ma quando arrivo al ferro ho un problema, il ferro non brucia più. Decomporre il ferro diventa un evento endotermico, ovvero devo fornire energia al ferro per scomporlo. Quindi il ferro mangia la mia energia nucleare. Quando arrivo al nucleo di ferro, la stella diventa instabile e nel giro di poco tempo, giorni, minuti, non lo sappiamo bene, diventa una supernova. Eccola qui, fotografia dell'Hubble. L'Hubble l'ha fotografata in un sacco di occasioni e la struttura più bella da vedere sono questo sistema di anelli. Allora, gli anelli esterni sono stati emessi probabilmente decine di migliaia di anni fa in qualche precedente parossismo della stella che ha lanciato del materiale nello spazio. L'anello interno è oggetto dell'esplosione di supernova e non sappiamo bene tra l'altro perché sia toroidale, però è in espansione perché nelle varie foto dei vari anni si è dimostrato di avere sempre una struttura molto ben definita con dei granuli di materia. E questa è la stessa struttura fotografata dal satellite Chandra in raggi X. Per cui la supernova del 1987 l'abbiamo vista nell'ottico, nei raggi X, nei raggi gamma e nei neutrini e anche negli onde radio. In particolare nell'86-87 erano attivi parecchi osservatori di neutrini e gli osservatori di neutrini si caratterizzano per questo parametro che è la profondità equivalente in acqua, ovvero io sono sotto uno strato di roccia, le rocce possono avere differente densità, allora riconduco questa densità a uno strato di acqua ed è come se Sudbury, che era in America dove è più operativo, fosse sotto 6.000 metri d'acqua, però avevamo l'osservatore del Monte Bianco che era 4.000 rotti metri di profondità acqua equivalente, un altro analogo del Freius, Baxan in
Russia, Homestake, che è quello primario dei neutrini solari, un osservatorio di costruzione del Gran Sasso e il Kamioka. Alcuni di questi rivelatori videro i neutrini della supernova dell'87 e in particolare li vide il rivelatore posto sotto il Monte Bianco. Era un rivelatore di standard attuali relativamente piccolo, comprendeva circa 90 tonnellate di liquido scintillatore. Il liquido scintillatore è di nuovo un idrocarburo, in questo caso un idrocarburo aromatico, è un pseudocumene, che è drogato con una sostanza fluorescente per vedere la fluorescenza quando viene colpito dalle particelle. Il tutto schermato dalla roccia del Monte Bianco che gli sta sopra. Questi furono i tempi di arrivo dei neutrini nel rivelatore IMB in Russia, in Kamiokande, però si chiamava Kamiokande 2, in Giappone e al Monte Bianco. Qui ci fu una anomalia molto strana, ancora non ben spiegata, ma se parlate con Piero Galeotti dell'Istituto di Fisica dell'Università di Torino, ormai in pensione, ma Piero è un grande, è uno scienziato straordinario, una persona fantastica con cui avere a che fare, racconta che loro hanno avuto dei serissimi dubbi sulla temporizzazione in uso a Kamiokande, che sembrava che non fosse corretta. Insomma, ci sono parecchi dubbi su questa differenza di tempo. Se la differenza di tempo è reale, è possibile, secondo Galeotti e secondo diversi scienziati italiani che hanno lavorato alla cosa, che la supernova sia in realtà esplosa in due tempi, cioè che abbia avuto due eventi e che questi eventi abbiano generato particelle, neutrini per quello che ci riguarda, con energie differenti, tali che l'osservatore del Monte Bianco e quello del Kamiokande in Giappone li hanno visti e hanno reagito con sensibilità differenti. In particolare Kamiokande non ha visto i primi neutrini e Monte Bianco non ha visto i secondi neutrini, che avevano energie differenti. È plausibile, la cosa è ancora oggetto di discussione. Quello su cui giurano i signori del Monte Bianco è che l'evento è assolutamente reale. Allora, questa è la stampa del tabulato, per chi ha fatto un po' di informatica negli anni Ottanta, è sicuramente un dolce ricordo, quello del PIL di tabulati sui tavoli. Il tabulato è un calcolatore digital PDP-11 che controlla l'esperimento e che segnala un arrivo successivo di burst, cioè di raffiche dei neutrini, fino a fermarsi a questo punto, dove dice che in 7 secondi con 0,08 eventi di fondo attesi sono stati rivelati 5 neutrini. 5 neutrini in 7 secondi. 5 sigma sotto rumore di fondo. Quindi per Galeotti e soci l'evento è assolutamente reale. La comunità internazionale non lo ha accettato così e parlando con un ricercatore di fisica mi diceva che probabilmente la fisica italiana non ha difeso a sufficienza i risultati del tempo di Galeotti e soci. Infatti se cercate su Wikipedia circa la supernova dell'87 viene detto che neutrini vennero rilevati anche da altri rivelatori ma furono considerati eventi spuri. Galeotti dice un evento spurio da 5 neutrini non abbiamo mai visto in 20 anni di esperimento. Comunque andiamo avanti. Cosa succede al ferro? Il ferro a questo punto è un enorme palla caldissima di materia concentrata che non può più opporsi alla pressione degli strati superiori. La pressione è spaventosa e i protoni del ferro si neutronizzano. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli elettroni presenti del ferro entrano nei protoni e li trasformano in neutroni. Nasce una stella di neutroni. Quindi il nucleo collassa, arriva a una densità pazzesca, rimbalza perché a un certo punto non è più comprimibile e in qualche istante vengono emesse un'energia di 10 alla 53 erg da un nucleo di ferro di 50 km. Possiamo anche calcolare temperature, masse, eccetera. Il concetto è che praticamente ogni protone del ferro si trasforma in neutrone. Lì ci sono grosso modo
10 alla 57 protoni che diventano 10 alla 57 neutroni emettendo 10 alla 57 neutrini. Questi neutrini portano via l'energia della supernova, ovvero il 90% della spaventosa energia generata dalla supernova viene in realtà portata via dai neutrini. Quanto energetica è una supernova? C'è una bellissima vignetta scientifica, l'autore si chiama Randall Munroe, la vignetta si chiama ISKCD, la trovate su internet al sito www.iskcd.com, che ogni tanto risponde alle domande dei lettori. Una delle domande dei lettori era: i neutrini trapassano tutto, sono elusivi, così e così, però vengono emessi negli eventi supernova in quantità inimmaginabili. Quanto devo essere vicino a una supernova per essere ammazzato dai neutrini? Allora, Randall fa un po' di conti spannometrici e dice: dato per cominciare proviamo a stimare quanto è luminosa una supernova. Allora, facciamo un'ipotesi di questo genere. Mettiamo una stella che sta per diventare supernova al posto del Sole, 150 milioni di chilometri. Ignoriamo per un attimo il fatto che la stella probabilmente è più grande di 150 milioni di chilometri, quindi la Terra sarebbe dentro, ma è un dettaglio. La stella in questo momento diventa supernova e ci illumina. Facciamo un paragone. La cosa più energetica che abbiamo qui sul pianeta è una bomba H. Allora, io prendo la bomba H, 10 megaton tipicamente, e gli metto il naso contro. Metto il naso contro il volume della bomba H. Quando la bomba H deflagra, io vengo investito in un flusso di energia. La supernova a 150 milioni di chilometri è più energetica della bomba H a distanza di un naso. Ma non solo è più energetica, è più energetica di un miliardo di volte. Quindi un evento di una potenza veramente cosmica. Il 90% di questa energia è portata via dai neutrini. Alla fine Randall conclude che per essere ammazzato un uomo deve assorbire una quantità di energia radioattiva di circa 4 sievert, arriviamo a 5 sievert. 5 sievert di radiazione vengono assorbiti alla distanza di Marte, 2,3 metri astronomiche. Quindi se io fossi a distanza di Marte della supernova, verrei ovviamente disintegrato da 100.000 fattori, particelle, temperatura, tutto, insomma, non resisterei un nanosecondo per quelle parti, ma anche ucciso dal flusso neutrinico, per poco interattivi che siano, sono proprio tanti. Questa è la storia della supernova 1987, queste sono le misure di magnitudine, era una stellina di 13,2 sulle varie mappe stellari, questo è l'istante dell'esplosione, questi sono i tempi di arrivo dei neutrini, stimato alle 7.36 da Kamioka e Baksan, e stimato alle 2.52 da Monte Bianco, e ancora appunto non sappiamo il perché di queste 4 ore di differenza. Dopodiché la supernova aumenta rapidamente di luminosità, queste sono stime fatte nei giorni successivi, ma in realtà la scoperta fu fatta qui il 25 febbraio con via ottica, e questa poi è la curva di luce classica della supernova, e queste sono le osservazioni del radio fatte nei medesimi giorni. Quindi questa è la storia della luminosità misurata da vari soggetti della supernova, tratta da una diapositiva di Piero Galeotti, che ringrazio per la concessione. L'esperimento sotto il Monte Bianco si chiamava LSD, Large Scale Detector, e dopo il famoso incidente che provò un incendio del Monte Bianco con vittime e vari disastri a fine anni 80, il Monte Bianco è stato chiuso per 2 anni mi sembra, qualcuno pensò bene che avere 90 tonnellate di liquido infiammabile in un laboratorio fisico dentro Monte Bianco poteva non essere un'idea meravigliosa, e allora il tutto venne ingrandito e rifatto giù a Gran Sasso. LSD diventò LVD, sponsorizzato da Antonino Zichichi, che allora era direttore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e LVD è un detector fatto alla stessa maniera di LSD ma molto più grande,
In particolare ci sono 840 serbatoi con 2520 fotoquantificatori e grosso modo 1000 tonnellate di liquido scintillatore distribuiti in tre torri. Queste torri definiscono un volume interno e un volume esterno. Il volume esterno è usato per rivelare le particelle cariche che arrivano dall'esterno. Il volume interno è quello vero di rivelazione del centro mentale del volume totale. Ecco LSD visto dall'alto, che si vede il top delle varie tank. Ogni scatolotto nero è un fotomoltiplicatore. Questa è un'altra vista del medesimo. E LVD funziona da circa 10 anni e continua a fare misure essenzialmente il flusso di neutrini solari, quindi flusso, oscillazione e caratteristiche dei neutrini solari. L'altro esperimento interessante che abbiamo a Gran Sasso che si occupa dei neutrini è Borexino. Borexino è il diminutivo di Borex, che è un esperimento proposto ma che non è stato realizzato perché era troppo costoso e troppo grande. Borexino è una riduzione di Borex ed è un serbatoio che contiene uno scintillatore sferico di circa 100 tonnellate di volume, 300, sono 300 tonnellate in tutto, di cui 100 tonnellate di volume interno, detto volume fiduciario, in una sfera di nylon che lo contiene. Questo è contenuto dentro un'altra piscina sempre di scintillatore, che è sempre pseudocumene, che è sempre idrocarburo. Il tutto galleggia in una piscina d'acqua e esternamente vedete queste, delle coperte termiche che lo tengono schermato. È schermato dal basso da lastre di ferro e dal resto dell'universo, dalla roccia del Gran Sasso. Borexino è un esperimento estremamente interessante perché sono state prese cure maniacali per ridurre la radioattività interna dell'esperimento stesso. Quindi la radioattività dovuta all'impurità del materiale, al gas radon che arriva da sotto, dal terreno, dentro la caverna, ai fotomoltiplicatori stessi che sono costruiti, come ad esempio il vetro contiene potassio, ma tutto il potassio naturale contiene anche potassio radioattivo. Quindi tutti materiali estremamente purificati per avere la più bassa possibile radioattività intrinseca. Grazie a tutte queste cure costruttive, Borexino è sensibile a differenti supercamicande e di SNO, SNO non è più attivo, il supercamicande continua a funzionare, è sensibile ai neutrini generati nel Sole dalla reazione protone-protone. Ovvero nel Sole le reazioni nucleari che producono l'elio sono in realtà parecchie, con differente probabilità. Una di quelle che lasciava più dubbi fisici sui parametri è la reazione che mette in collegamento il protone-protone ed è questa che genera neutrini di energia piccola, soltanto 200-350 kV, relativamente piccola rispetto agli altri. Quindi Super K vede molto bene i neutrini della reazione del borotto, ma non vede quelli meno energetici. Borexino, essendo piccolo ma estremamente puro, riesce a vedere gli eventi dei neutrini di minore energia. Il più spettacolare di tutti, continuano a parlare di rivelatori di neutrini, è il mitico Ice Cube. Ice Cube, ovvero cubetto di ghiaccio, ma il ghiacciolo in questo caso è il polo sud del pianeta. Lo troviamo esattamente qua, nella base Amundsen Scott, a 87 gradi di latitudine sud, vicino al polo sud geografico, sull'altipiano dell'Antartide, a quota circa 3000 metri dal mare, quindi in alta montagna. E lì, alla base Amundsen Scott, viene realizzato, è stato realizzato ed è in servizio, un rivelatore di neutrini, ecco la base durante le operazioni estive, ha dato questo un telescopio per microonde cortissime, per onde millimetriche, e questi sono i container essenzialmente del carburante usato per la perforazione di Ice Cube. Questo è il montaggio di uno dei fori delle torri di trivelazione di Ice Cube, e Ice Cube è fatto in questa maniera.
un milione di tonnellate di ghiaccio che compongono un cubo di un chilometro per un chilometro per un chilometro. In questo milione di tonnellate di ghiaccio andiamo a infilare 5.160 sensori di luce che vengono digitalizzati e marcati come tempo di arrivo. In più, in superficie, Ice Pop, c'è un secondo array, una seconda schiera, che si chiama Ice Pop, con altri 324 rivelatori. La risoluzione temporale è 2 nanosecondi, ovvero 60 cm di volo in spazio libero, e ogni giorno la stazione trasmette circa 100 GB di dati acquisiti via satellite all'Università Americana che coglie il progetto. Quindi, dalla superficie si sono bucati dei pozzi profondi 2450 metri che si fermano a circa 300 metri dal letto di roccia dell'Antartide, tanto per dare una dimensione, questa è la Tour Eiffel. Al centro c'è una seconda schiera che si chiama Deep Core, che sono 6 stringhe, ognuna di queste è chiamata stringa, 6 stringhe ottimizzate per le basse energie e 86 stringhe ottimizzate per le alte energie. Questo è il filmato di come vengono perforati i buchi da 2860 metri di ghiaccio. C'è una sonda che perfora i primi 40 metri, che è neve pressata, non è ancora ghiaccio spesso. Poi parte una lancia che, buttando giù acqua a 86 centigradi, scioglie il ghiaccio e va giù a 3 km. Ci vanno 18 tonnellate di gasolio per ogni buco. Questa viene rapidamente estratta finché l'acqua del buco è ancora liquida, perché il buco si riempie di acqua liquida tiepida. Quindi, appena fatto il buco, che prende circa una giornata, e durante quella giornata l'acqua risale e viene eliminata dall'alto, quindi devo mantenere una circolazione d'acqua perché non ghiacci, a quel punto una stringa di rivelatori viene calata nel buco. Una volta calata, si ferma lì e ghiaccia. Da quel punto non è più accessibile. Quindi non sono possibili riparazioni. Vengono colate nel ghiaccio e abbandonate a 2800 metri di profondità. Ecco una delle sfere di rivelatori mentre scende del foro. Questa è la sfera dei rivelatori. E notate una cosa, le elettroniche sopra, i fotomoltiplicatori sono sotto, ma anche Ice Cube guarda verso il basso. Se io potessi andare in uno di quei buchi, vedrei questo. Perché il ghiaccio è trasparente, il ghiaccio a quella profondità, il ghiaccio antichissimo, il ghiaccio di milioni di anni fa. Ormai non ci sono praticamente più bolle d'aria in quel ghiaccio, si è uniformato ed è sotto pressione, è a 2 km sopra, quindi a 200 atmosfere. Risultato è perfettamente trasparente, è un blocco d'acqua trasparente. E in quel blocco di ghiaccio trasparente i rivelatori possono vedere le particelle che arrivano. Come le vedono? Allora, poi vi faccio vedere un filmato, ma questo è il percorso della particella che arriva da qui, questa è l'arrivo della particella. Le colonne di colore vi dicono quali fotomoltiplicatori sono scattati e la dimensione della pallina e l'entità della luce misurata. I primi sono rossi, poi c'è il verde, poi c'è il giallino, poi c'è il verde. La dimensione dipende dalla quantità di luce ricevuta. Ad esempio, questo è un evento di un neutrino che è arrivato il 12 dicembre 2010 con angolo praticamente orizzontale. A ogni neutrini rilevati sono circa poi 10 all'anno e a ognuno viene dato un nome. Questo qui in particolare è Procello Strano, Strange Spore, ed era di 71,4 tera electron volt. Allora, l'energia delle particelle si misura in elettron volt, la scala è chilo, mega, giga, tera sono 1000 miliardi, peta, esa. Le particelle dentro l'acceleratore LHC a CERN si scontano a 13 tera elettron volt, qui siamo a 71. Sono particelle di energia così elevata che sul pianeta non siamo in grado di produrre.
Ecco qui, questa è la particella più energetica mai osservata, con energia di 1,14 peta-elettronvolt, cioè 1140 tera-elettronvolt, 100 volte più energetica di quello che riusciamo a fare nell'LHC. È un neutrino con l'energia di una palla da tennis, per intenderci, nonostante che sia una particella senza massa o con massa piccolissima. 3 gennaio 2012 l'ha chiamato Harry. Ci sono stati finora 28 eventi con energia attorno o superiore a 30 elettronvolt tra il 2010 e il 2012. E qui ci dovrebbe essere un filmatino che vi fa vedere come arrivano i neutrini e come vengono rilevati, e quell'onda azzurra è il cono di luce Cherenkov che fa scattare i rivelatori, i fotomoltiplicatori. Vedete che ogni particella ha un nome, questa è Bert. Questa è Ardi, quella di prima. Questo è il famoso porcello strano, Dr. Strange Pork. Questo è Big Bird, uccellone, uccellaccio, 2 peta elettronvolt. Ancora più energetica, sì. In alcuni casi come questo non è facile determinare la direzione del rivo, perché è uno sciame che colpisce il centro del rivelatore. Questo è 1,7 energia probabile, e questa è una traccia invece, però è stata marginale, non ha colpito il centro del rivelatore, quindi la rivelazione è incerta. Probabilmente ha colpito il ghiaccio fuori dal rivelatore. Insomma, di questi filmati ce ne sono un certo numero in giro per il web. Scusi, prego. Ma l'energia del neutrino che arriva viene misurata in base alle dimensioni a diametro del cono di luce Cherenkov e alla forma del cono di luce? E al numero di rivelatori citati e alla intensità della luce rilevata. Uno integra tutta la luce rilevata e deduce l'energia iniziale. Ad esempio, questo è un altro esempio in cui un neutrino arriva qui dal basso destra, attraversa tutto il rivelatore eccitando tutte le stringhe praticamente a passi di decine di metri e esce poi dall'altra parte. E questo era un 290 tera elettronvolt. E questa data la rivedremo dopo. Anzi, la rivediamo subito. Allora, questo coso qui. Questo coso qui, 22 settembre 17, compleanno di qualcuno lassù, è compatibile come direzione con un blazar posto qua. Questa costellazione la conoscete sicuramente tutti. Se qualcuno non la conosce va a fare le ripetizioni di Polaris di Genova, perché vi deludete molto, insomma. Allora, in pieno Orione, qui c'è una stellina di 13esima magnitudine, che però è un blazar con questo nome. È una lista di oggetti fatti dall'Università del Texas, che si chiama TXS e via così. Cos'è un blazar? Un blazar è una galassia dal nucleo attivo e probabilmente una galassia ancora relativamente giovane che contiene al centro un buco nero, e questo buco nero sta attivamente mangiando materia. Il buco nero che mangia materia crea un disco di accrescimento attorno a sé, e sull'asse del disco di accrescimento si formano dei getti di materia e di energia. In questi getti i protoni ed elettroni accelerati
collidono e generano muoni e raggi gamma e neutrini con energia paragonabile. Quindi sono degli enormi acceleratori cosmici di particelle e in particolare in quel periodo questo blazar deriva da blazing quasar, perché è una dimensione stellare come quasar, non viene immediatamente riconosciuto come galassia, però ha una luminosità enorme e non ha righe di assorbimento, e lo è classificato come blazar. Viene rilevata questa emissione sia nell'ottico, sia nel radio, sia nell'X, che in questo caso nei neutrini. In particolare il warning diramato da Ice Cube il 22 settembre 2017 ha fatto sì che un gruppo di altri osservatori ha puntato i propri occhi, telescopi e satelliti verso questo blazar, comunque verso questa zona di cielo, per andare a vedere se ci fosse una coincidenza tra un neutrino rilevato e una particolare attività astronomica in quella zona. Ecco un blazar, questa è la mia foto dell'anno scorso, questa è la lucertola, la certa. Era una sera in cui non c'era granché da fotografare il cielo, ero a casa, dico, boh, guardo stellarium e dico, ma guardo un po', sopra, esattamente sulla verticale, sullo zenith, c'è la lucertola. Io sfido chiunque a trovare in cielo la lucertola guardando le costellazioni, proprio non si vede. Però dico, caspita, la lucertola mi ricorda qualche cosa. Lì dentro c'è BL Lac, è il prototipo di Blazar. Quando da un po' di anni fa leggevo l'astronomia, leggevo le scienze, leggo ancora, insomma, le varie riviste di divulgazione, c'erano molte congetture su BL Lac, perché era un oggetto estremamente luminoso anche nei raggi X e di natura non certa, al punto da costituire una categoria a parte, e venne coniata per questo oggetto la categoria di Blazar. E allora dico, aspetta un po' che facciamo una foto di BL Lac. La foto l'ho fatta e poi ci ho messo un po' a trovare l'oggetto che è quella stellina lì. Pur ingrandendo l'aspetto stellare, non si vede un elastico, non si vede nulla, non almeno con una minuta da 20 cm. Ecco. Però, questa è un'immagine puramente di fantasia, il fascio accelerato dal blazar ha colpito i rivelatori a terra e i rivelatori in cielo. Infatti, questa è l'osservazione, ovviamente ripeto, pittorica, dei neutrini che arrivano a colpire Ice Cube in Antartide. Questa è la rivelazione del satellite Fermilat in orbita, che ha puntato la zona e ha trovato la sorgente attiva che era questa. Nei giorni dopo è stato osservato in radio, in ottico, in X, in gamma e, appunto, giorno prima, nei neutrini. In particolare, alla ricerca di emissioni da questo evento, hanno partecipato tutti questi rivelatori più tutti questi satelliti in orbita. Quindi anche in questo caso abbiamo un evento di astronomia multimessaggero, ovvero, facendo qualche passo indietro, fino a pochissimi anni fa l'astronomia si faceva soltanto dello spettro elettromagnetico, prima da sempre in ottico, con i nostri occhi e poi con i telescopi. Poi sono arrivati i radiotelescopi, ma sempre radiazione elettromagnetica e poi sono arrivati i satelliti che misurano raggi X e raggi gamma, ma sono sempre radiazione elettromagnetica. E poi finalmente negli ultimi anni sono arrivate le emissioni neutriniche, come questa, e le emissioni di onde gravitazionali. Allora, considerando neutrini, gravitazionale ed elettromagnetico, oggi si parla, finalmente, di astronomia multi-messenger, tradotto un po' male in Italia come astronomia multimessaggero, che non è bellissimo, insomma, rende il concetto. Ultime slide e sviluppi futuri. In Mediterraneo sta nascendo la rete KM Cube Net, rete di rivelatori da un chilometro cubo. Questi sono rivelatori sottomarini, costruiti da consorzi universitari europei. In particolare, questo ad esempio è uno dei primi messo giù ed è di fronte a Tolone, in particolare questi rivelatori, che hanno una struttura del detector un po' differente perché guardano sia verso l'alto che verso il basso
e ogni sfera ha più fotomoltiplicatori in modo da avere una certa direzionalità di rivelazione, sono messi in mare a profondità chilometriche. In particolare, Orca verrà costruita di fronte a Tolone, a circa 30 km dalla costa e 2475 metri di profondità, nel sito dove già ora è operativo un piccolo rivelatore francese che si chiama Antares, mentre Arca è in fase di costruzione a 100 km fuori dalla costa siciliana, di fronte a Capopassero. È proposto anche Pylos in Grecia, ma per il momento non è finanziato. La struttura è questa, si tratta di un centinaio di stringhe che sono ancorate al fondo marino, tenute su delle boe, e il livello superiore è oltre un chilometro di profondità, quelle zone verranno evidentemente interdette alla pesca di fondo, se non si portano via tutta la stringa. E questa è la struttura corrente del rivelatore Antares di fronte a Tolone, che è già in servizio. Queste sono le università che hanno partecipato, che stanno partecipando al progetto, e che mi dà un'idea della complessità anche del numero di attori in un progetto di questo genere e complessità di coordinamento. Questi sono i luoghi, fuori Tolone, fuori Capopassero e al largo della Grecia, dove dovrebbero essere localizzati i rivelatori. Notate che collaborano anche Sydney, Perth e Johannesburg. E una delle complessità di questo progetto è che, a differenza di Ice Cube, che è costruito partendo dall'alto e forando il ghiaccio, questo è costruito partendo dal basso, ovvero devo andare lì e calare stringhe di rivelatori lunghe 2 km con dei cavi delicate, complesse, farle arrivare al fondo e collegarle. Quindi qualcuno deve andare giù e fare collegamenti elettrici, non possono essere fatti in superficie. Quindi i sistemi di collegamento e di interfaccia sono sul fondo e si prevede che ci siano dei rover, si chiamano Bentonic Crawler, dei rover controllati dalla superficie che vanno lì a fare la manutenzione, a controllare lo stato degli ancoraggi, a connettere i cavi ed eventualmente intervenire se c'è qualcosa che non funziona. Su un progetto di questa dimensione è anche previsto che ci siano dei geofoni e degli idrofoni di fondo, dei rivelatori di condizioni ambientali, quindi temperatura, salinità, densità dell'acqua, plancton e via di questo passo, e una delle cose con cui ci sarà da fare i conti sarà che, primo, l'acqua di mare non è trasparente come il ghiaccio dell'Antartide, molto meno trasparente. Secondo, ci sono due principali soggetti di luminescenza: la bioluminescenza, plancton, pesci abissali e cose di questo genere, e i fotoni emessi dal potassio 40, dato che l'acqua di mare contiene sali anche di potassio, questi sali, questo potassio decade ed emette fotoni rivelabili ed è un'altra fonte di disturbo. Bene, siamo arrivati al fondo, ma intanto che eravate lì comodamente seduti sulle panche del Museo della Storia Naturale di Genova, siete stati attraversati, ognuno di voi, da circa un miliardo di neutrini. Se qualcuno prendeva qualcosa, probabilmente era tutto. Bene, vi ringrazio per l'attenzione. Se ci sono domande, c'era la mia assistente. Pare di no, non vengono rilevati particolari differenti di comportamento.
dei neutrini. E un'altra cosa che non ho detto: il neutrino non è un candidato alla materia oscura, o meglio, lo è stato ed è stato scartato perché, nonostante abbia massa e nonostante ci sia una quantità esagerata, non rende conto della materia mancante. Quindi pare che non rende conto né della simmetria materia-materia né della materia. Una particella senza massa, cosa vuol dire? Ce ne sono altre, ad esempio il fotone non ha massa, il fotone ha energia perché ha momento, ma non ha una massa a riposo. Bisogna pensare che questo concetto di particella è estremamente infantile. Visto dai fisici nucleari, non esistono le particelle, esistono soltanto le fluttuazioni di un campo. Allora, io la vedo così: io sono soltanto un perito elettronico, non sono un fisico, quindi cerco di spiegare queste cose facendomi delle figure mentali. Classico gioco della corda vincolata a un muro, da un corpo alla corda. Do un corpo alla corda e parto un'onda su questa corda. Quell'onda è una particella che porta via l'energia, che a riposo non ha massa, si sposta con la velocità del suono lungo la corda. Se uno mi tiene la corda dall'altra parte e prende una botta, gli ho trasferito dell'energia, ma non gli ho trasferito massa, solo energia. E l'energia della particella, tra virgolette, ondulazione del mezzo corda. Quindi non è detto che la particella debba avere massa. La particella va intesa come una perturbazione di un campo quantistico. E quindi fermo, poi posso andare avanti in realtà. Sappiamo che lo spazio ha circa 200.000 km, però per esempio se attraversa l'acqua la velocità diminuisce di 200.000 km. Parlando della velocità del neutrino, il quale non arriva prossimo a quella della luce, però non arriva alla luce, ecco. E il neutrino, a seconda del mezzo che attraversa, può variare la velocità oppure mantiene una velocità costante? La mantiene costante per un motivo molto semplice: non interagisce col campo elettromagnetico, interagisce soltanto col campo elettromagnetico. Non interagendo con campo elettromagnetico non vede la materia ordinaria, che è fatta essenzialmente di elettroni e protoni, neutroni e elettroni legati alle interazioni elettromagnetiche. Quindi il fotone rallenta perché vede il campo elettromagnetico degli atomi che attraversa. Il neutrino non vede, quindi non rallenta. Un'altra domanda che probabilmente non è sentita in questo momento. Vicina a una luce nera, la teoria che il può avere o non avere massa, la teoria standard e altre, non potrebbe risolversi invece col fatto che non arrivare con la velocità della luce deve avere una piccola massa. Penso sia leggermente il contrario, ovvero non arriva sulla luce perché ha una piccola massa. Non è la massa perché non arriva perché ha massa. E la conseguenza è qua. Sì, è vero, il problema è che non siamo riusciti a misurare la differenza di velocità, ovvero a parte le famose dichiarazioni dell'esperimento Opera, che aveva trovato i neutrini più veloci della luce, che si era poi dimostrato, l'ho spiegato, fatto una conferenza, che è stato un bruttissimo periodo in cui sembrava che la scienza italiana fosse divisa, e in realtà è stato più un errore sperimentale, e si è poi dimostrato che con l'incertezza del trasferimento di tempo
che sappiamo fare a meglio di 3 nanosecondi tra il CERN e il Gran Sasso, i neutrini arrivano col medesimo tempo dei segnali numerosi. Quindi su 730 km, quindi su 3 millisecondi, 2 millisecondi e mezzo, la differenza non supera qualche nanosecondo. 600 è più piccola di questo. E quando abbiamo visto eventi astronomici come questo, ovvero il neutrino del 22 settembre 2017, ha anche eccitato, o meglio, in quello stesso istante, sono eccitati i rivelatori di raggi gamma come gamma ray burst da parte di alcuni satelliti, in coincidenza. Quindi, su 5,7 miliardi di anni, raggi gamma e neutrini sono arrivati assieme con la tolleranza di frazione di secondo. L'ultima domanda. Un neutrino ha una certa carica tecnologica, risolverà questa carica perché la nave è velocitata sulla carica G. No, si deve fermare, cioè da un punto fisico oppure continua indefinitamente. Continua indefinitamente, legge prima legge di Newton, un agente in moto uniforme continua il suo moto uniforme finché non viene aumentato la temperatura. Il grande Newton non accetta. Se io lancio una particella dello spazio e questa particella non interagisce col campo magnetico galattico, con altre particelle, con niente, continua la reazione. Esatto. Finché ha proprio la sfortuna, o la fortuna, non so, scelta, si annoiano molti neutrini, di monti, di colpire un atomo e diventare un oggetto. E c'è da dire. Grazie. Ni, perché in realtà il nocciolo della supernova una certa parte li assorbe, ma ha una densità spaventosa. Un conto spannometrico di cui si parlava a pranzo, che però non sono in grado di verificare, qualcuno ha affermato che un muro di piombo di 13 miliardi di anni luce, grande come l'universo, 13 miliardi sì, di anni luce, non fermerebbe i neutrini. In realtà il piombo è trasparente, perché la materia ordinaria, lei ed io, non so gli altri, siamo fatti di nulla, di vuoto. Tra elettroni e atomi e nuclei dei nostri atomi c'è una quantità di spazio vuoto enorme. Quindi la probabilità per le particelle nucleari si definisce una area equivalente di intercettazione, ovvero se io faccio passare la particella attraverso un atomo ho una probabilità finita di questo tipo. È talmente bassa che nonostante i flussi di miliardi, miliardi, miliardi di neutrini per secondo per centimetro quadro, ne rivediamo qualcuno ogni anno, su volumi di 1000 km cubi. Sì, sì. 2 milioni di metri. Ah, prego. Posso? Prego. Voglio sapere come diavolo fanno a indirizzare i neutrini dal CERN 700 km più giù al Gran Sasso. Ottima domanda. I neutrini mantengono la quantità di moto e la direzione dei muoni che li hanno generati, ovvero nel momento in cui il muone decade, la quantità di moto e la direzione vengono mantenute dal neutrino generato. Quindi io creo un fascio collimato di neutroni, di muoni, e questi decadono i neutrini muonici con la stessa direzione che ha. E fanno una famosa galleria della gelmina. Esatto, sono passati dei fotoni, ci sono gli orbi, così. Allora ci abbiamo il bello. Sì. C'era il signore. Prego. Due domande. Una la più forse banale, perché sono estremamente ignorante. Quella supernova dell'87, visto che è stata tanto studiata, funzionata, eccetera, era stata prevista prima che venisse, che esplodesse questa supernova, o è stata casuale? Casuale. E allora tutto questo che è stato studiato è stato studiato dopo, l'esposta. Seconda domanda, diceva che il protone come il neutrino non hanno massa. No, il protone ce l'ha, il fotone. Il fotone. Ho detto l'autone? Vabbè, no. Il fotone come il neutrino non hanno massa. Però abbiamo visto che il fotone viene deviato dai campi gravitazionali. Allora, se non ha massa, come fa a essere attratto dal campo gravitazionale? E quindi il neutrino è attratto dai campi gravitazionali? Sì. Allora,
Il fotone è deviato dal campo gravitazionale perché è vero che non ha massa a riposo, ovvero se io potessi fermare un fotone, cosa che non si può, questo non avrebbe alcuna massa, ma ha quantità di moto e porta dell'energia. Siccome per tale Einstein è uguale a mc quadro, m è uguale alla radice di E fratto c quadro, fratto c. Quindi se la particella trasporta dell'energia ha una massa associata a quell'energia, avendo una massa che è deviata dal campo gravitazionale. Quindi non ha massa a riposo, ma ha momento e trasporta energia e ha una massa per quel motivo. Questo vale anche per il neutrino. Il neutrino ha due masse a questo punto, ha una massa dovuta al momento e all'energia che trasporta. Infatti il neutrino dà 2 pt elettronvolte all'energia di una pallina termica per intenderci. Quindi in ogni caso risponde ai campi gravitazionali. Ma siccome è neutro, non ha carica elettrica, non sente il campo elettromagnetico, essenzialmente viaggia in linea retta. Dato che viaggia in linea retta, quando ne riveliamo uno possiamo capire da che parte di spazio arriva. Invece i protoni dei raggi cosmici, che sono le altre particelle energetiche che ci arrivano in testa, avendo carica elettrica, vengono deviati dai campi magnetici galattici. Quindi quando ci arriva in testa un protone di alta energia, noi non sappiamo dire chi lo ha generato. I neutrini sì. Prego. Io voglio sapere, lei a chi l'ha detto prima che una particella è generata dalla perturbazione di un campo, ma allora la realtà che noi vediamo è tutto quello che ci appare la perturbazione intorno a questa massa di campi X, e chi è che perturba? Lei la chiede. No, il discorso è un altro, non sappiamo come sia un campo. Sappiamo come calcolarlo, sappiamo come funziona, sappiamo come definirlo, sappiamo farci la matematica, ma non sappiamo cosa sia. La fisica è piena di interrogativi a questi livelli. Se uno vuol fare la riduzione ai minimi, che è sempre molto divertente, lei ed io siamo accrocchi di campi particellari e di fotoni che interagiscono. Che cosa ci sia sotto, oltre un certo livello, non sappiamo dire. I campi quanti sono? 5? Quanti sono? Ne abbiamo 4. X, 2, 4. Allora, elettromagnetico, la forza elettromagnetica. La forza elettrodebole, che è l'unica a cui risponde i neutrini e che è responsabile del decadimento beta. La forza nucleare forte, che è quella che tiene assieme i nuclei atomici, e la forza gravitazionale. Noi conosciamo queste 4. E il campo di X? Quello è un campo, non è una forza. Quello è un campo. È soltanto un campo, non è una forza fondamentale. Il campo elettromagnetico e del campo debole sono stati unificati dall'UBS oggi negli anni 80, quindi le alte energie sono la medesima cosa, i campi diventano 3. È molto probabile, tutta la matematica lo dice, non è stato verificato sperimentalmente, che anche il campo forte sia unificabile all'elettrodebole e all'elettromagnetico, e quindi i campi diventerebbero 2. Un campo universale è quello gravitazionale. Chi riesce a combinare il campo gravitazionale con il resto non vince soltanto il Nobel, l'invento d'errore dell'umanità a vita. Al momento non ci riusciamo. Dov'è? Quindi le primi viaggiano, le primi linee retta con la luce. Di più? La luce sono uno specchio, si deviano. Sì. Poi i fotoni interagiscono con un sacco di cose, perché i fotoni interagiscono con la radiazione cosmica di fondo, i raggi gamma non possono avere un'energia più alta di un tot perché la radiazione cosmica di fondo li frena, hanno un sacco di interazioni e quindi hanno una traiettoria approssimativamente rettilinea. I neutrini no, proprio dritti. Nulla. No, manco lo vedono. Non poter interagire qualcuno se rinascono per essere un fotone. È un'esistenza un po'. Sì, la forza debole sì, infatti, però la forza debole è debole. Devo colpire un nucleo atomico soltanto in certe particolari condizioni e interagire con un quark e a quel punto fanno qualcosa. Ma la probabilità è bassissima. Sì.
Bene, io vi ringrazio moltissimo per l'attenzione e per la presenza.